saluto cordiale, un abbraccio a tutti. Proseguiamo con un altro video riguardante lo studio completo e tagliato di una funzione di funzioni esponenziali. Stiamo parlando in questo caso ancora una volta, tratte sono le ultime che stiamo vedendo dal testo degli autori Lamberti Merunanni, intitolato, come sapete, Lezioni di matematica per il triennio della ETAS casa editrice. Dopo finiti questi esercizi che stiamo prendendo da questo testo, continueremo però a parlare ancora di funzione esponenziale con altri testi, magari. Sempre di natura, magari a livello scuola superiore, e poi anche naturalmente tratti da testi d'esame universitari. Studiamo questa funzione, quindi studiare e tracciare in maniera naturalmente qualitativa il grafico della seguente funzione: f di x oppure y uguale x che moltiplica e elevato all'esponente. Abbiamo un modulo di x più 1 al numeratore, al denominatore di questo esponente abbiamo x. Allora, intanto, essendoci un valore assoluto, io consiglierei sempre di discutere questo valore assoluto, quindi di porre il modulo di x pari a x se x è maggiore di 0, pari a meno x se x è minore di 0. Come vedete non ho incluso lo 0 perché questa funzione è definita in tutto R tranne 0, perché vedete abbiamo il valore x uguale 0 che mi va ad annullare il denominatore di quell'esponente, e quindi 0 non va assolutamente incluso, e quindi x con 0 uguale 0 è certamente un punto singolare. Chiedo scusa. Allora, vista la discussione di questo modulo di x, possiamo scrivere la nostra funzione come una funzione definita per tratti, definita a tratti, ovvero come in entrambi i casi x per e ed x per e. Attenzione, in un caso al posto del modulo di x ci mettiamo x, quindi abbiamo x per e elevato x più 1 fratto x, in questo caso da 0 a più infinito, quindi per x maggiore di 0, perché al posto del modulo di x, quando mettiamo x, consideriamo la disuguaglianza di x maggiore di 0, x per e elevato meno x più 1 fratto x, questa volta nell'intervallo meno infinito 0. Questa volta dobbiamo necessariamente studiare due funzioni differenti l'una dall'altra, quindi questa volta non funziona dire ne studiamo una, l'altra è molto simile a meno di un segno, no, perché in questo caso abbiamo due funzioni totalmente differenti l'una dall'altra, non presentano particolare simmetria, cioè non sono né pari né dispari, quindi la nostra y non è né pari né dispari, quindi quello che va fatto subito è studiare la natura del punto singolare 0, ovvero studiamo la funzione nell'intorno di 0, quindi da sinistra di 0 e a destra di 0. Cominciamo con il limite per x tende a 0 da sinistra di f con 1 di naturalmente 0 da sinistra e di f con 2 di x, perché chiamiamo f con 1 di x, x per e alla x più 1 fatto x, però definita quando x è tendente a 0 da destra, quella definita da meno infinito a 0 quando x tende a 0 da sinistra è la f con 2 di x, cioè x che moltiplica e elevato alla 1 meno x, o meno x più 1 tutto fratto x. Allora, abbiamo 0 meno, quindi 0 per e elevato 1 fratto 0 meno, perché meno 0 meno più 1 è 1, fratto però x che è 0 meno, abbiamo un 0 per e, attenzione, elevata va meno infinito, perché 1 su 0 fa infinito, ma c'è un meno davanti allo 0, quindi il meno rimane del meno infinito, e attenzione che è elevato a meno infinito fa 0, 0 per 0 0, attenzione. Vediamo che succede invece quando x tende in un intorno di 0 da destra della f con 1 di x questa volta, definita proprio da 1, quando x tende a 0 da destra. Questa volta ci viene 1 0, questa volta per e elevato a 1 fratto 0 più. E 1 fratto 0 più è un 0 per e elevato più infinito, ovvero 1 0 per infinito, forma indeterminata. Chiedo scusa. Dunque, come la eliminiamo? Bella domanda, si direbbe. Bene, vediamo di eliminarlo andando a procedere in questo modo. Allora, andiamo a scrivere il limite per x tendente a 0 di x per e elevato alla x più 1 fratto x. Andiamo a riscriverla così, questa limite. Naturalmente noi dobbiamo essere in grado di eliminare qualsiasi tipo di forma indeterminata. A 0 per infinito è una forma alquanto subdola, e quindi facciamo così, x lo scriviamo così, e qua scriviamo e elevato, o x più 1 fatto x si può dividere, ricordiamo che a più b diviso c, lo possiamo scrivere per la proprietà distributiva della divisione come a su c più b.
su C, quindi è elevato alla x su x, che è 1 più 1 fratto x, no? Ho solamente spezzato in due quella, nel senso buono, non le ho fatto male a quella frazione, x più 1 fratto x, che l'ho scritta come 1 più 1 su x. Questo 1 su x ci dà l'idea di porre, passare ad un opportuno cambiamento di variabile, quindi porre 1 su x uguale t, in modo tale che quando x tenda a 0 da destra, la mia t mi tenda a più infinito. Peraltro, se 1 su x è t, x sarà 1 su t. Il limite quindi diventa limite, abbiamo già visto casi di questo tipo, per t che tende a dire limite per x tende a 0 più di x per e alla x più 1 fratto x, cioè di x per e alla 1 più 1 su x, è come dire limite per t che tende a più infinito di x, che è 1 su t, che moltiplica e elevato alla 1 più t. Che possiamo ancora scrivere come limite per t che tende a più infinito, semplicemente moltiplicando questo e elevato t più 1, 1 più t per 1 su t, come e elevato alla t più 1 tutto fratto t. Che, come potete vedere, se adesso lo guardiamo con attenzione, si presenta nella forma indeterminata infinito fratto infinito, perché e elevato più infinito più 1 e elevato a infinito, che fa più infinito, diviso infinito, forma che non sappiamo eliminare, in quanto andiamo a riscrivere il limite per t che tende a più infinito e andiamo a raccogliere, c'è cioè una somma algebrica all'esponente di e, un t a fattore comune, scrivendo e elevato t che moltiplica t su t che è 1 più 1 fratto t tutto fratto t, a 1 su t quando t tende a più infinito sappiamo essere 0. Quindi il limite è diventato un limite molto semplice di un rapporto secco che quindi possiamo valutare da un punto di vista della gerarchia degli infiniti, ovvero il limite è 1 più 0 fa 1 per tt di e alla t tutto diviso t, che vale sicuramente più infinito. Vediamo perché. Perché e alla t lo possiamo dire a voce alta, quindi senza nasconderci, senza avere paura, è sicuramente molto maggiore, e alla t è molto maggiore di t, naturalmente per t che tende a più infinito, perché entrambe le funzioni e alla t e t sono infinite, ma infinite in modo differente, perché il vero infinito sta sopra, sotto t, è da considerarsi una costante se paragonata all'infinito di sopra, e infinito su una costante fa più infinito. Quindi, ricapitolando, possiamo dire che il limite, abbiamo visto quindi molto facilmente con questo metodo facile, con questa sostituzione, per x che tende a 0 da destra di f con 1 di x vale più infinito. E quindi, visto che almeno uno dei due limiti nell'intorno del punto singolare ci è venuto infinito, possiamo dire che x con 0 uguale a 0 è un punto di discontinuità di seconda specie, detto anche, io lo preferisco, punto di infinito. E inoltre, possiamo dirlo, x uguale a 1 può essere, la retta, chiedo scusa, x uguale a 0, naturalmente, no? X uguale a 0, l'asse delle ordinate, l'asse delle y, può essere definito come un asintoto verticale. Attenzione però, solamente destro, cioè definito solo a destra, in quanto solo quando x tende a 0 da destra la funzione tende a più infinito, a sinistra tende a 0. A questo punto, attenzione, lo andremo a rappresentare poi quando rappresenteremo tutti questi risultati, ne dobbiamo candidare in maniera opportuna. Freccia verso l'alto, destra di 0, freccia che punta sull'origine 0, 0, a sinistra di 0. Bene, a questo punto non ci rimane altro che proseguire andando a calcolare, determinare il segno, la positività e le intersezioni con l'asse di questa funzione e poi i limiti e bordi. Andiamo subito a farlo. Dunque, proseguiamo con il calcolo del segno, studio del segno e delle intersezioni, che sono abbastanza immediate. Ricordatevi che lo studio del segno e delle intersezioni, se parliamo delle scuole superiori, ci obbligano a farlo, ma all'università, nei testi d'esame, non è che siamo obbligati a calcolare, a studiare il segno e le intersezioni sempre. In questo caso è molto semplice farlo, perché notiamo come intanto la funzione non presenta intersezione con l'asse delle ordinate, che ricordiamo è una retta verticale passante per l'origine, quindi avente equazione x uguale 0, perché x uguale 0 abbiamo detto è un punto di infinito, peraltro x uguale 0 è un asintoto verticale destro, abbiamo detto prima, e quindi non ha nemmeno intersezione con l'asse dell'ascissa la funzione. Perché non ha intersezione nemmeno con l'asse dell'ascissa? Perché la y si annulla quando sia x per elevato x più 1 fatto x si annulla, quando x per e elevato alla 1 meno x su x si annulla. Ora è evidente, chiedo scusa, che l'esponenziale per definizione non si annulla mai, quindi nuovamente ci ritroviamo nella condizione di x uguale 0. Pertanto la funzione non ammette nessuna intersezione né con l'asse delle x né con l'asse delle y.
Il segno, beh, il segno è immediato. Perché? Perché la F con 1 di X è positivo quando è positivo questo prodotto X per E alla X per 1 fratto X. Ma essendo l'esponenziale per definizione sempre positivo, questo è positivo quando X è maggiore di 0. Stesso discorso vale per F con 2 di X, che è positivo quando X per E elevato alla 1 meno X fratto X è positivo, ovvero quando X è positivo. Attenzione allora. Ci viene che in entrambi i casi la F1 e F2 sono positive quando X è maggiore di 0, ma X maggiore di 0 peraltro è il campo di definizione E con 1 di questa F con 1 di X, mentre attenzione, meno infinito 0 è il campo di definizione E con 2 della F con 2 di X. Quindi possiamo dire che la F con 1 di X, che è definita in 0 più infinito, è positiva, possiamo dirlo, per ogni X appartenente ad E con 1. Attenzione che invece la F con 2 di X non è mai positiva per un X appartenente a E con 2, perché è positiva quando X è maggiore di 0, quindi sarà negativa evidentemente per X minore di 0, e quindi possiamo dire che la F con 2 di X è negativa allora per ogni X appartenente ad E con 2. Direi che non ci sono dubbi su questo. Fatto questo, rimane da vedere rimangono da vedere i limiti ai bordi, quindi l'eventuale presenza di asintoti orizzontali obliqui. Lo andiamo subito a fare. Bene, calcoliamo, cominciamo a calcolare il limite, pertanto calcoliamo i limiti ai bordi, sono gli unici che sono rimasti, quindi cominciamo a sinistra con il limite per x che tende a meno infinito, la nostra f con 2 di x, che è definita infatti da meno infinito a 0, che significa fare il limite per x che tende a meno infinito di x, che moltiplica, ricordo che per una nota proprietà dei limiti, il limite del prodotto è pari al prodotto dei limiti, quindi il limite per x che tende a meno infinito di x per e elevato meno x più 1 fratto x non è altro che il limite per x che tende a meno infinito di x per il limite per x che tende a meno infinito di e elevato alla 1 meno x fratto x. A sua volta, applicando un'altra notissima proprietà dei limiti che potete guardare nella parte di teoria del canale dell'analisi matematica, alla previsti limiti, questo lo posso scrivere come il limite per x che tende a meno infinito di x per il limite per che moltiplica e elevato limite, quindi possiamo portare all'esponente il limite per x che tende a meno infinito di 1 meno x fratto x, e questo limite noi lo sappiamo fare perché è un rapporto tra due polinomi di stesso grado 1, e per calcolarlo basta fare il quoziente, il rapporto tra i coefficienti che moltiplicano le due x di grado massimo, meno 1 su 1 e meno 1. Quindi in generale questo viene 1 meno infinito perché moltiplica e elevato meno 1. Meno infinito per un numero e meno infinito, quindi a sinistra non ci sarà sicuramente nessun asintoto orizzontale, e certamente il limite per x che tende a meno infinito di f2 di x vale meno infinito. Allora a questo punto siamo nella possibilità che ci sia, è verificata la condizione necessaria secondo la quale potrebbe esserci l'asintoto obliquo y uguale mx più q, naturalmente per adesso solamente a sinistra. Calcoliamo quindi il primo dei due coefficienti m, che lo ricordiamo è limite, in questo caso naturalmente siamo a sinistra, per x tende a meno infinito di f di x fratto x, in particolare di f con 2 di x fratto x, che vuol dire fare limite per x che tende a meno infinito di x, che moltiplica e elevato alla 1 meno x fratto x, tutto diviso x, che è un limite che almeno inizialmente, ipoteticamente, si presenterebbe nella forma indeterminata infinito su infinito, ma che si può eliminare semplificando qua x e x, e riducendosi quindi a fare, ancora una volta, abbiamo fatto prima, il limite quando x tende a meno infinito di e elevato alla 1 meno x fratto x, che è come fare e elevato al limite, abbiamo fatto prima, per x che tende a meno infinito di 1 meno x su x, ovvero un e elevato a meno 1. M pertanto vale 1 fratto e, o anche e alla meno 1. E allora la probabilità che l'obliquo ci sia aumenta in maniera esponenziale, passatemi il termine, aumenta di molto. Calcoliamo il secondo coefficiente, ovvero q della nostra retta, che ricordo per la regola è il limite per x che tende a meno infinito di f di x meno m di x, in questo caso f con 2 di x meno m di x, cioè in questo caso limite quando x tende, naturalmente siamo a sinistra, quindi per x che tende a meno infinito di x che moltiplica e elevato alla 1 meno x fratto x meno e alla meno 1 per x. Raccogliamo un fattore comune a x, il limite si presenta nella forma, come vedete, infinito meno infinito, perché questo primo addendo qui tendeva a meno infinito, meno per meno più, infinito meno infinito. Come lo eliminiamo? Raccogliamo per prima cosa una x a fattore comune, scrivendo limite
per x che tende a meno infinito di x che moltiplica elevato alla 1 meno x su x, da quanto abbiamo visto prima lo possiamo scrivere come 1, come meno 1 più 1 su x, applicando ancora una volta la proprietà distributiva della divisione, quindi spezzando in due quella frazione, scrivendola come 1 su x meno x su x, quindi 1 su x meno 1, meno e alla meno 1. A sua volta, prima di ricalcolarlo il limite, mi accorgo che questo limite lo posso ancora riscrivere come limite per x che tende a meno infinito di x che moltiplica e alla meno 1 più 1 su x, lo posso scomporre in e alla meno 1 per e alla 1 su x meno e alla meno 1, e allora posso raccogliere, fatto comune, non solo un x ma anche un e alla meno 1, e quindi questo diventa limite per x che tende a meno infinito di 1 su e o e alla meno 1 tutto per x che moltiplica e elevato 1 su x meno 1. Benissimo. A sua volta questo qua lo posso ancora riscrivere come limite per x che tende a meno infinito di 1 su e, che è un numero. Vediamo che moltiplica che cosa? Che moltiplica e elevato 1 su x meno 1 tutto fratto 1 su x, perché 1 diviso 1 su x è come dire x che sta qua. Guardiamo adesso questo limite e guardiamo che quando x tende a meno infinito, 1 su meno infinito fa 0, abbiamo due quantità che sono queste due, entrambe infinitesime, e questo è un limite notevole, ovvero il limite che ci ricorda questo, limite per t che tende a 0 di alla t meno 1 su t, sappiamo valere 1, lo stesso è dire limite per x tende a meno infinito, tanto vedete che t e t, 1 su x sono uguali, t sono infinitesimi, 1 su x sono infinitesimi quando x tende a meno infinito, quindi questo, tutto questo, possiamo dirlo, ci tende a 1, 1 per 1 su e è 1 su e, anche q come m vale 1 fratto e, e quindi, ovvero e alla meno 1, e quindi possiamo dire che se q vale 1 su e, a sinistra, cioè quando x tende a meno infinito, abbiamo l'assioma obliquo di equazione 1 su e tutto che moltiplica evidentemente x più 1, ovvero sarebbe 1 su e per x più 1 su e, e raccogliendo il fattore comune 1 su e, avremo 1 su e che moltiplica x più 1. Andiamo a vedere che succede a destra, cioè quando x tende a più infinito. Vediamo quello che succede a destra, cioè quando x tende a più infinito. Diciamo che il procedimento che dovremmo fare è lo stesso di quello che abbiamo fatto per x, per il limite per x che tendeva a meno infinito, quindi a sinistra. Cambierà il risultato, ma il discorso non cambia. In questo caso il limite per x che tende a più infinito lo facciamo di f con 1 di x, che in questo caso, vi faccio notare, è in questo caso sarà il limite quando x tende a più infinito di x, sempre applichiamo la solita proprietà dei limiti, per il limite quando x tende a più infinito di e elevato x più 1 fratto x, e anche in questo caso avremo un più infinito per e alla 1, perché vedete che questo qui quando x tende a più infinito tende a 1, e alla 1 per più infinito, ovvero la tendenza quando x tende a più infinito di x è più infinito. Nuovamente abbiamo la certezza che quindi non esiste nessun asito orizzontale, esiste un asito verticale x uguale 0 a destra e per adesso un asito obliquo a sinistra, esisterà anche a destra l'asito obliquo, sarà di equazione diversa però rispetto a quello, perché infatti se calcoliamo m a questo punto dovremmo ripetere le stesse considerazioni che abbiamo fatto prima, perché m è in questo caso limite per x che tende a più infinito di f con 1 di x fatto x, quindi x per e elevato x più 1 su x tutto fratto x, ovvero limite per x che tende a più infinito semplicemente di e elevato alla x più 1 su x, ovvero e. M vale e, e varrà e probabilmente anche q, come, se, come ci è capitato nel caso di x tendente a meno infinito, perché q adesso, se lo calcoliamo, quindi m vale e, q, ve lo ricordo, è limite in questo caso per x che tende a più infinito di f con 1 di x, quindi x per e elevato alla x più 1 fratto x, meno mx, quindi meno e per x, che è ancora una volta una forma del tipo infinito meno infinito. Ma cosa facciamo? Facciamo le stesse cose che abbiamo fatto nel caso della tendenza a meno infinito prima, cioè scriviamo questo come, intanto raccogliamo la x, scriviamo e alla x più 1 fratto x come e alla 1 più 1 su x, proprietà distributiva, meno e, a questo punto questo è ancora uguale al limite per x che tende a più infinito di x che moltiplica e alla 1 più 1 su x, lo possiamo scrivere come e alla 1 per e alla 1 su x, quindi e che moltiplica e alla 1 su x meno e, quindi raccogliamo qui un e
e scriviamo limite per x che tende a più infinito di e che moltiplica quell'x che già stava fuori, di e elevato 1 su x meno 1. E ancora una volta, riscrivendo questo x come 1 su 1 su x, questo limite, ovvero il calcolo di q, diventa limite per x che tende a più infinito di questo e che sta davanti, di e elevato 1 su x meno 1 diviso 1 su x. E per il discorso fatto in precedenza, questo è il noto e il limite notevole che vale 1, 1 per e vale e. E quindi, come m, anche q vale e, abbiamo pertanto due rette oblique, una a sinistra dell'equazione y uguale 1 su e per x più 1 su e, ovvero anche raccogliendo 1 su e, y uguale 1 su e per x più 1, e l'altra, quindi questa è y con 1, questa è y con 2, di equazione e che moltiplica x più 1. Le andiamo a rappresentare, così come andiamo a rappresentare tutti i risultati ottenuti in questa prima parte dello studio di funzioni, nel piano cartesiano. Andiamo subito a farlo. Dunque, c'è molta carne al fuoco in questo... questa prima parte dello studio di funzione abbiamo trovato, no, intanto la funzione definita tutto r tranne 0 e x uguale 0 è un asito verticale destro, perché abbiamo trovato come il limite per x che tende a 0 da sinistra tende a 0, freccia che punta verso il punto 0, 0, mentre invece a destra di 0 la y tende a più infinito, freccia verso l'alto, situata a destra dell'asse delle y, cioè che è l'asito verticale destro x uguale 0. Poi abbiamo trovato che la funzione è positiva da 0 a più infinito e negativa da meno infinito a 0. E infatti abbiamo anche trovato che non ci sono orizzontali, ci sono due asintoti obliqui, uno di equazione, eccola qua, y uguale ex più e, o e che moltiplica x più 1, e quest'altro di equazione y uguale 1 su e per x più 1 su e. Due rette parallele rispettivamente alle rette 1 su e per x e e per x, ma traslate perché passano per i punti 0e e rispettivamente questa e 0 1 su e sull'asse delle ordinate, e per i punti, faccio notare, in particolare questa qua che ci interessa, meno 1, 0 sull'asse delle ascisse. Bene, allora è evidente come le frecce dei due asintoti obliqui, appare chiaro che gli asintoti obliqui non li ho fatti completi, li ho fatti dove mi servono. Y uguale 1 su e per x più 1 su e è quello a sinistra, quindi ne ho fatto solamente il pezzo quando a sinistra, cioè quando x tende a meno infinito, quello a destra, y uguale e per x più e, sta solamente a destra, e la freccia sta qui, evidentemente, visto che c'è la freccia che va verso l'origine, la freccia potrà essere qui o qui, la metto qui, perché la curva non può tagliare evidentemente all'asintoto obliquo a sinistra, così come lì sopra in alto la freccia sta, potrebbe stare o qui, la metto qui, perché c'è la freccia, che la curva che viene dall'alto per via della presenza dell'asintoto verticale destro, x uguale 0 destro. A questo punto è molto chiaro che saranno... la curva avrà un andamento, immaginiamo così qui, a mo' di parabola qui, bisogna vedere poi la crescenza e la decrescenza, la concavità e la convesità. In ogni caso andiamo subito a vedere il calcolo della derivata prima. Dunque andiamo a studiarci le due derivate prime, la f con 1' e la f con 2'. Le facciamo separatamente, cominciamo col derivare la f con 1' di x, che è la derivata di un prodotto, cioè di x per e elevato alla x più 1 fratto x. Ma possiamo scrivere come la derivata di x che moltiplica e elevato alla 1 più 1 su x, nuovamente per l'ennesima volta applicando la proprietà distributiva della divisione, quindi spezzando in due quell'x più 1 fratto x che abbiamo scritto come 1 più 1 su x. Prodotto, derivata del primo, 1 per e elevato alla 1 più 1 su x, che poi non è altro che 1 elevato a x più 1 fratto x, più della regola di derivazione del prodotto, x non derivato, per e, per la derivata di e alla f, che ricordo è alla f per esempio, quindi e elevato alla 1 più 1 su x per la derivata di 1 più 1 su x, che è derivata di 1, ovvero 0. Questo, non ho fatto tutti i segni, non ho fatto questo, ma il dito era in alto. Derivata di 1 più derivata di 1 su x, che è meno 1 su x quadro, quindi è per meno 1 su x quadro. Raccogliamo questo e elevato alla 1 più 1 su x, ovvero un e elevato alla x più 1 fatto x, lo possiamo scrivere così. Che moltiplica 1 più, ora x quadro con questo x semplificano, rimane un meno 1 fratto x, quindi è 1 meno 1 su x. Facciamo dentro un minimo comune multiplo e otteniamo che la f con 1' di x è elevato
x più 1 fratto x, che è un'esponenziale che però non sa nulla mai ed è sempre positivo, quindi non ci interessa ai fini dello studio di quella derivata prima, x meno 1 tutto fratto x. Andiamo a scrivere in alto. La funzione f con 1 di x, che ricordo è definita da 0 più infinito, ha derivata prima pari a e elevato x più 1 fratto x, che moltiplica x meno 1 fratto x. Andiamo a derivare la f con 2 primo e ripetiamo lo stesso procedimento. La f con 2 primo di x significa derivare il prodotto fra x, e questa volta è elevato alla meno 1 più 1 su x, che significa derivare x la cui derivata è 1 per e elevato alla meno 1 più 1 fratto x più della regola di derivazione del prodotto, x non derivato per e elevato meno 1 più 1 su x per la derivata di meno 1 più derivata di 1 su x, ancora una volta per meno 1 su x quadro. È la stessa identica espressione, perché ci viene, raccogliendo a fattore comune un e elevato a meno 1 più 1 su x, cioè un e elevato a meno x più 1 fratto x, ci rimane un 1 meno 1 su x. Faccio notare che quindi dentro la parentesi abbiamo la stessa espressione, solamente che l'esponenziale è diverso, ma non ci interessa poi ai fini dello studio, cioè è elevato un 1 meno x fratto x, anziché avere nella f con 1 un e elevato x più 1 su x, che moltiplica però sempre la stessa espressione, quindi x meno 1 fratto x. A questo punto non ci rimane altro che studiare il segno di queste due. Cominciamo con lo studiare il seno di f con 2 primo di x, che è positiva. Quando è positiva, evidentemente la frazione, ovvero x meno 1 fratto x, perché e elevato alla x più 1 fatto x è positivo per ogni x appartenente a, visto che l'esponenziale è per definizione sempre positivo. X meno 1 fatto x è positivo sia quando x è maggiore di 1, il numeratore è maggiore di 0, che quando x è maggiore di 0, ovvero avremo qua 0, qua 1, x maggiore di 1 lo rappresentiamo così, x maggiore di 0 lo rappresentiamo così, abbassiamo le linee, più, meno più. Ricordo che però la nostra funzione è definita, la f con 1 di x, di cui stiamo studiando la derivata, solamente da 0 in avanti, quindi abbiamo che la funzione decresce da 0 a 1, cresce da 1 a più infinito, e in effetti se poniamo f con 1 di f, questo è f con 1, se poniamo f con 1 chiaramente, se poniamo f con 1 primo di x uguale a 0, questo è nulla quando è nullo la frazione x meno 1 fratto x, che è 0 quando x uguale 1. Allora siamo certi che x uguale 1, che peraltro è un punto assolutamente che sta all'interno del campo di definizione con 1, è un'ascissa di minimo. Il minimo quindi avrà coordinate 1 ed f calcolata in 1. Per adesso non ci interessa, lo vedremo poi nella rappresentazione. Andiamo a vedere che succede per la f con 2' di x, che però è la stessa cosa, perché l'esponenziale non si annulla mai, è sempre positivo, in questo caso è diverso, ma è sempre un esponenziale, e elevato 1 meno x su x, quindi avremo che l'f con 2' di x è positiva nuovamente quando è positiva sempre questa frazione. Abbiamo visto prima, questa frazione è positiva per x minore di 1 unito x, scusa, per x maggiore di 0, abbiamo già vista prima quando è che è positiva questa frazione, stavo facendo un po' di casini, è positiva quando x è minore di 0 unito x maggiore di 1, ovvero l'ho vista prima, qua abbiamo 0, qua abbiamo 1, positiva qua e negativa qua, l'abbiamo visto prima, no? Questa volta però la nostra f con 2 di x, ovvero e elevato, la nostra f con 2 di x, ovvero, non ricordo, x per e elevato alla 1 meno x fratto x, quella originale, è definita da meno infinito a 0, quindi notiamo come qui non ci sia niente. Quindi abbiamo che, a differenza dell'f con 1 di x, che è decrescente da 0 a 1, crescente da 1 a più infinito, questa è monotona crescente, questa f con 2 di x, perché la derivata prima, l'f con 2' di x, è positiva sempre nell'intervallo meno infinito a 0 e non presenta questa volta né punti di massimo né di minimo relativo. Andiamo a rappresentare i risultati nel piano cartesiano. Da quanto appreso, da quanto studiato nel calcolo della derivata prima, quindi massimi, minimi e crescenza, la funzione è sempre crescente, infatti da meno infinito a 0, come deve essere, è sempre decrescente da 0 a 1, da 1 a poi, da 1 a più infinito, cresce sempre. In effetti c'è il punto di minimo relativo che, ve lo ricordo, ha coordinate ascissa 1. Oh, per avere la nostra funzione, lo scrivo qua sotto,
naturalmente, visto che stiamo parlando dell'intervallo di zero più infinito, è la f con 1 di x, dove la f con 1 di x, ve lo ricordo, è x che moltiplica e elevato alla x più 1 fratto x. Se ci mettiamo la scissa x uguale 1, viene un 1 più 1, 2, 2 su 1, 2, viene 1 per e al quadrato, quindi viene che 1 e al quadrato è proprio la, sono le coordinate, rispettivamente 1 scissa e al quadrato ordinata, del punto di minimo relativo. Quindi questo qui è elevato al quadrato. E quindi torna tutto a questo punto. Potremmo anche non calcolarla, derivata seconda, perché è molto, diciamo che qui è abbastanza chiaro. Qui bisogna vedere se è convessa o concava. Immaginiamo concava qui più che convessa. Andiamo comunque a calcolare per avere maggiori certezze anche la derivata seconda. Per derivare la seconda volta la funzione, significa derivare la f con 1' e la f con 2'. Peraltro prima mi ero dimenticato di mettere l'apice lì, era la y'. Ora, cominciamo col derivare la f con 1 secondo di x, che nuovamente è la derivata di un prodotto, però ci possiamo aiutare. Derivata del primo, la derivata di e elevato alla x più 1 fatto x, che è scrivibile, l'abbiamo già visto prima tante volte, come e elevato alla 1 più 1 su x, l'abbiamo già vista nella derivata prima. Ed è e elevato alla x più 1 fratto x per meno 1 su x quadro. Se siete stati attenti prima, l'avete vista, questa già calcolata. Per x meno 1 fratto x, non derivato, più elevato alla x più 1 fatto x, non derivato, per la derivata di quel x meno 1 fatto x, che si può scrivere però, guardate, come derivata di x su x di 1 meno 1 fatto x, ovvero derivata di 1 meno la derivata di 1 su x, che è meno 1 su x quadro, per meno, quindi per 1 su x quadro. Allora, guardate un po', a fattore comune questa volta posso raccogliere non solo e elevato alla x più 1 fatto x, ma anche 1 fatto x quadro. Quindi raccoglierò un e elevato a x più 1 fatto x fratto x quadro per 1 su x quadro, che moltiplica, vediamo che cosa, un meno 1, un meno che moltiplica x più 1 fatto x, quindi possiamo scrivere direttamente un 1 meno x fatto x, no? Per x meno 1 fatto x meno 1 fatto x per meno 1, e cambia segno il numeratore, quindi diventa 1 meno x su x. Più 1, abbiamo raccolto, non ricordo, fattore comune, e elevato x più 1 fatto x per 1 su x quadro. Quindi, in definitiva, l'espressione finale di questa f con 1 secondo è e elevato alla x più 1 fatto x diviso x quadro per minimo comune multiplo. Guardate, se questa la scriviamo come, senza fare il minimo comune multiplo, come 1 su x meno x su x, che è meno 1 più 1, meno 1 più 1 se ne vanno, troviamo che e elevato x più 1 fatto x per 1 su x cubo, 1 su x per 1 su x quadro, è l'espressione della nostra derivata seconda, e poi lo aggiorniamo l'apice, mettiamo un altro apice, 1 su x cubo, 1 su x per 1 su x quadro, 1 su x cubo. Occhio a non fare errori, poi non me ne accorgo, giustamente voi me li segnalate. Allora, è molto simile anche la f con 2 secondo di x. Vediamo come farlo. Nuovamente un prodotto. Ripetiamo gli stessi accorgimenti che abbiamo fatto nel caso del calcolo della f con 1 secondo. F con 2 secondo sarà la derivata di e elevato alla 1 meno x su x, l'abbiamo già vista, è e elevato alla 1 meno x su x per, abbiamo visto prima, la derivata di 1 meno x su x, cioè la derivata di meno 1 più 1 su x, cioè sempre per meno 1 su x quadro. L'abbiamo vista anche nel calcolo della derivata prima di prima, nella derivata prima in precedenza, che avete visto. Per x meno 1 su x non derivato, più elevato, sempre questo 1 meno x su x non derivato, per la derivata di x meno 1 fatto x, che è la derivata di 1 meno 1 su x, che è sempre 1 su x quadro. È la stessa identica cosa, nella quale raccogliamo nuovamente un 1 su x quadro per e elevato, questa volta 1 meno x su x, e ci viene 1, guardate, 1 meno x su x più 1, e nuovamente 1 su i, 1 meno x su x, si può scrivere come 1 su x meno 1 più 1, nuovamente la stessa, la derivata seconda è uguale sia per la f con 1 che per la f con 2 secondo, ed è sempre, in questo caso, e elevato 1 meno x su x, cambia l'esponenziale, ancora una volta per 1 su x cubo. Facciamo notare subito come le due funzioni, f con 2 secondo di x e la f con 1 secondo di x, non si annullano mai.
perché l'esponenziale né è elevato da x1 fatto x né è elevato da 1 meno x fatto x si annulla per definizione esponenziale, e lì abbiamo un 1 fratto x cubo che si annullerebbe quando 1 sarebbe uguale a 0, ma 1 non è mai 0, quindi non ci sono punti di flesso. Possiamo dire che notiamo come la f con 1 secondo di x è positiva, visto che l'esponenziale in entrambi i casi è sempre positivo, quando semplicemente x cubo è maggiore di 0, ovvero quando x è maggiore di 0. Ma x maggiore di 0 è proprio il campo di esistenza, è con 1 di quella funzione lì, funzione originaria, lo ricordo, è x per e elevato alla x1 fratto x, quindi la funzione è sempre convessa nel suo dominio. Viceversa, la f con 2 secondo di x è positiva quando nuovamente è positivo x cubo, quindi quando x è positivo, ma faccio notare che questa volta la f con 2 di x, che è x per elevato alla 1 meno x su x, è definita da meno infinito a 0, e quindi nell'intervallo meno infinito a 0 sarà sempre concava la nostra f con 2 di x. Non ci sono punti di flesso, possiamo andare a rappresentare il grafico di questa funzione. Nei limiti del possibile delle mie mani, ecco qua il grafico finale della nostra funzione, funzione che è sempre crescente da meno infinito a 0, sempre decrescente da 0 a 1 e sempre crescente da 1 a più infinito, sempre concava, cioè con concavità rivolta verso il basso, da meno infinito a 0, sempre convessa, cioè con concavità rivolta verso l'alto, da 0 a più infinito. Presenta il nostro punto di minimo di coordinate, ve lo ricordo, 1 e al quadrato. Non c'è altro da dire, i due asintoti obliqui ci sono serviti per... li abbiamo utilizzati come strumenti per l'attracciamento del grafico, ma poi ai fini della curva vedete non ce ne importa niente di loro. Questo è il grafico finale della nostra funzione che vi invito a guardare, vi invito a fare un bel pollice verso l'alto questo video che immagino vi abbia soddisfatto. Vi preannuncio che al termine di questi video riguardanti gli esercizi ne faremo probabilmente uno o ancora due di esercizi tratti da questa carrellata di esercizi del testo degli autori Lamberti e Menonanni sulle funzioni esponenziali. Proseguiremo con un'altra decina di esercizi sulle funzioni esponenziali, però tratti da altri testi di scuola superiore, da compiti in classe anche di scuola superiore, o anche quelli alcuni disponibili, grazie alla presenza di studenti che vengono da me a chiedermi consulenze, e anche da testi d'esame universitari. La cambieremo leggermente, vi preannuncio, aumenterà la qualità dei video, cambieremo un po' la location, sarà sempre questa perché saranno sempre qui, ma migliorerà un po', avete visto già la luminosità è leggermente migliorata rispetto ai primi casi precedenti, nonché l'audio, insomma piano piano ci stiamo con le nostre forze, con le mie forze, per la verità che sono solamente io, il canale evolve e migliora come spero voi apprezziate. Ripeto, fate tanti like, tanti pollici verso l'alto su questo video, vi saluto a questo punto, vi invito a non perdere il prossimo video ancora riguardante un'interessante funzione esponenziale tratta sempre dal testo di scuola superiore degli autori Lamberti, Meneu, Nani. Ciao a tutti, vi abbraccio, alla prossima, ciao.